Io mi presento, sono Valentina Centonze, sono un avvocato e praticamente ho svolto con un gruppo di associazioni attività di advocacy. Abbiamo iniziato ad occuparci del problema della terra dei fuochi sull'onda praticamente mediatica dei fatti verificatisi nel luglio del 2012, quando, come spiegava prima Stefano, padre Maurizio Patriciello, è riuscito comunque a creare una sinergia, ecco, tra cittadini, individui, professionisti, nell'intento comunque di trovare una soluzione, ecco, praticamente che partisse dal basso per queste praticamente problematiche e nella totale indifferenza e comunque diciamo anche in un certo senso diffidenza, ecco, che comunque le istituzioni provavano rispetto a questi problemi, perché venivano sicuramente comunque toccate delle problematiche dalle quali comunque emergeva un'inerzia che si protraeva da circa 30 anni, un'inerzia colpevole perché si era alimentata nella piena consapevolezza che a livello istituzionale si aveva di queste problematiche. E faccio questa premessa perché abbiamo comunque, diciamo, della documentazione che attesta che sin dal 1998 la Commissione sul ciclo rifiuti, Commissione parlamentare d'inchiesta, aveva comunque, diciamo, ingaggiato, ecco, delle forze, di polizia per effettuare degli accertamenti, a scopo investigativo e quindi comunque verificare quali fossero effettivamente comunque, diciamo, la situazione dello smaltimento di rifiuti in Campania, ed era emersa che comunque, diciamo, questo ambito formava comunque oggetto di appetiti politici, istituzionali, imprenditoriali. C'era creato, cioè, una sorta di abbraccio tra la politica e l'imprenditoria, accompagnatasi comunque, diciamo, al malaffare, quindi alla camorra, che consentiva quindi di utilizzare la Campania come sversatoio d'Europa e d'Italia. In questo modo quindi comunque ci sono dei documenti ufficiali che consentono di individuare e di collocare temporalmente questa scoperta, e quindi parliamo del 1998. Fatti che poi sono rimasti sepolti all'interno degli archivi parlamentari sin praticamente, diciamo, ai giorni nostri, perché è del 2013 la notizia della desecretazione di questi verbali, da cui comunque risultavano dichiarazioni di pentiti che individuavano come, dove e quando erano avvenuti gli sversamenti e nell'interesse di chi. Questa praticamente scoperta ha poi determinato, sull'onda comunque, diciamo, già di una movimentazione popolare che comunque, diciamo, si era avuta grazie a padre Maurizio Patriciello e quindi alle persone che, diciamo, l'avevano accompagnato, ha determinato delle agitazioni che noi tutti conosciamo, il famoso 16 novembre, e quindi comunque, diciamo, anche in un certo senso la presa di coscienza popolare di quello che comunque si era verificato nell'ultimo trentennio, e anche comunque di quali erano le responsabilità. Come associazioni, ovviamente, comunque abbiamo sentito l'esigenza di dover in un certo senso fare qualcosa di concreto per poter fissare il momento e comunque, diciamo, iniziare a dire: va bene, non bastano soltanto le scuse e le richieste di perdono pervenute peraltro comunque, diciamo, dai più alti vertici istituzionali, bisogna muoversi. Perché la verità dei fatti è che comunque rimaneva sempre tradito l'aspettativa di intervento rispetto comunque a delle problematiche che apparivano particolarmente serie e comunque, diciamo, che avrebbero dovuto essere trattate con il crisma dell'urgenza e alla luce comunque di quelli che sono i principi di precauzione che animano comunque il dibattito internazionale sulla questione ambientale. Principio di precauzione che noi non abbiamo visto declinato sotto nessun punto di vista, e questo lo dico da avvocato, in quanto come avvocato ho avuto comunque, diciamo, l'onore e il piacere di occuparmi sia comunque di questioni come di tossicologia ambientale, perché abbiamo comunque, diciamo, a un certo punto di questo percorso scoperto che abbiamo comunque degli apparati che ci consentono di monitorare la situazione comunque, diciamo, di intossicazione ambientale degli individui. Non so se voi lo sapete. Esistono degli apparati a livello sanitario che si chiamano CAB, centri antivelenini, che si dovrebbero occupare di tossicologia ambientale, cosa che comunque, diciamo, nessuno sa, perché ovviamente comunque non è una di quelle attività che normalmente comunque, diciamo, vengono pubblicizzate o comunque, diciamo, di servizi che vengono realmente comunque resi disponibili da parte dei cittadini. E
Noi praticamente abbiamo fatto un approfondimento proprio nel momento in cui si parlava di cibo che comunque diciamo ci intossica, di aria, di acqua che comunque diciamo sono inquinate, ci siamo chiesti: ma se è vero che tutto quanto quello intorno a noi, che di tangibile comunque con cui abbiamo a che fare, abbiamo rapporto, è inquinato, quanto sarà inquinato l'uomo? Quanto sarà necessario bonificare il corpo umano? E questa risposta aveva trovato un indirizzo, ecco, praticamente in questo centro antiveleni del Cardarelli, al quale apparentemente sulla carta i cittadini si potrebbero rivolgere laddove comunque ci sia anche il sospetto di un'intossicazione, che sia essa praticamente acuta o cronica. Ma quando è che un soggetto si può dire praticamente, diciamo, soggetto sottoposto comunque ad una situazione del genere? Quando è che comunque, quindi qual è il campanello d'allarme? Ebbene, questo comunque fa parte delle competenze dei medici accertarlo, perché comunque diciamo soggetti che iniziano ad avere problemi di tiroide, che iniziano ad avere problemi di diabete, di sovrappeso, soggetti che iniziano ad avere problemi comunque di tumori, o praticamente diciamo problemi anche di ipertensione. Oggi comunque si sa, ci sono studi che lo dicono, che questi sono comunque dei segnali, delle avvisaglie di quello che si potrà verificare poi in un momento successivo. Io però ho necessità di andare da un medico, farmi visitare, deve essere lui a dirmi se comunque il mio sospetto è fondato o praticamente, diciamo, praticamente se si tratta soltanto di una precauzione che quindi non ha. E quindi il problema è che quel Cardarelli, nel momento in cui noi facevamo questo tipo di accertamenti, aveva praticamente palesato, manifestato la propria volontà di non volersi occupare delle intossicazioni ambientali, scrivendolo sul sito del Cardarelli. E quindi praticamente noi abbiamo saputo poi tramite gli interni che proprio comunque il reparto di tossicologia ambientale non esisteva, non esistevano medici che se ne occupassero, non esistevano praticamente possibilità quindi di rivolgersi, pagare un ticket per fare una visita e praticamente avere una diagnosi. Tutto quanto questo non era consentito. Abbiamo quindi predisposto con le associazioni, con alcune associazioni, una diffida da adempiere nei confronti comunque di queste istituzioni, facendo rilevare che ovviamente trattandosi comunque di un'intera, cioè c'era una previsione legislativa che comunque lo consentiva, c'erano i LEA che comunque consentivano e prevedevano la diagnosi e la cura dell'intossicazione ambientale. L'omesso servizio costituiva comunque, diciamo, un reato sostanzialmente. L'abbiamo fatto valere con questa diffida da adempiere, manco a dirlo. Il tempo di riceverla e protocollarla hanno aperto il reparto di tossicologia ambientale del Cardarelli. Abbiamo risolto? Non abbiamo risolto. Perché? Non ci sono comunque, diciamo, dei protocolli. Quindi non esiste praticamente un protocollo per assicurare comunque una prevenzione in materia di tossicologia ambientale. Non esiste medici competenti, cioè il dirigente comunque diciamo del Cardarelli che si occupa del CAV e quindi lo fa però comunque senza avere degli strumenti, né comunque diciamo esistono corsi di formazione che sono previsti per i medici in questa materia. Quindi un settore che praticamente va in un certo senso a palesare un'inefficienza totale del sistema rispetto comunque diciamo al problema ambiente e tossicologia. Quindi, uno degli obiettivi ai quali sicuramente comunque diciamo dovremo rivolgerci nel nostro futuro sarà quello comunque di fare delle pressioni, perché alla fine quello che comunque rimane in un contesto che comunque si presenta nello stato in cui è, dove comunque tardano ad arrivare bonifiche e comunque diciamo delle azioni concrete a livello istituzionale per ripristinare lo status quo ante, sicuramente quello che ci resta è fare prevenzione attraverso tutti gli strumenti che a livello istituzionale e a livello di ordinamento giuridico sono previsti, incluso questo. L'apertura quindi di questo sportello non è una vittoria in senso praticamente tecnico, lo è in senso tecnico ma non lo è in senso sostanziale, perché fin quando comunque non sarà possibile garantire un servizio effettivo, ecco, un presidio effettivo, ecco, comunque per la salute e per la prevenzione, ovviamente comunque diciamo il risultato lascia il tempo che trova. Ed è per questo che comunque con le associazioni abbiamo continuato a fare un percorso di prevenzione, che, sulle quali poi comunque diciamo ci sarà chi relazionerà, prevenzione praticamente diciamo proprio per portare alla portata di tutti, e quindi non soltanto di chi ha la disponibilità economica, la fruizione, ecco, comunque di un servizio di prevenzione che parte sempre dal basso.
In realtà perché faccio questa premessa? Perché un minuto, sì, perché in effetti comunque diciamo con tutte quante le associazioni che ho patrocinato comunque in questo periodo, ci siamo resi conto che in realtà il problema è proprio questo, cioè non abbiamo comunque attualmente degli strumenti che anche a livello istituzionale ci consentano di battere i pugni sul tavolo e di chiedere praticamente degli interventi. O meglio, comunque quello che potevamo fare è stato fatto. E mi viene da pensare, per esempio, alla legge sugli ecoreati, che comunque oggi consente di disciplinare e di inquadrare i fatti di Tempa Rossa e di Viggiano. Quindi, quello che comunque diciamo il percorso che si è fatto di advocacy in questi anni è un percorso che ha teso comunque a creare degli strumenti che a livello comunque istituzionale o risultavano diciamo praticamente carenti o comunque risultavano inadeguati a fronteggiare delle problematiche così vaste e così ampie e complicate. Quindi comunque non avendo il tempo comunque per rappresentarvi tutto quanto quello che è stato fatto, mi sembra giusto darvi giusto delle pillole. Anche per esempio la questione dei ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo che noi abbiamo intrapreso è stata praticamente una scelta di necessità perché ci eravamo resi conto che a livello praticamente di sistema giudiziario proporre delle azioni per chiedere alle istituzioni che pur se inottemperanti ed inerti come avevamo modo comunque di provare non avrebbero potuto farsi carico poi di quelli che erano i risarcimenti dei danni perché c'era una giurisprudenza avversa che non consentiva quindi di ritenere sussistente il nesso di causalità, siamo stati costretti quindi comunque a rivolgersi ad un organo sovraistituzionale, sovranazionale, qual è praticamente la Corte Europea dei diritti dell'uomo, per far valere le lesioni del diritto alla vita, perché alla fine comunque quello che viene garantito e quello che comunque diciamo dovrebbe essere tutelato è proprio il diritto alla vita. Se tu inquini l'ambiente, io non posso provare che comunque diciamo a livello di teoria filosofica del diritto sussista o meno il nesso di causalità, posso però sicuramente provare che ci sia comunque diciamo un innalzamento dei livelli di mortalità, perché questo comunque è stato provato con letteratura scientifica e mi viene da pensare all'ultima relazione che è stata pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità, nella quale praticamente questo che è un dato preoccupante è finalmente stato conclamato. Tant'è che comunque sono stati pubblicati dati da cui è accertata che, per esempio, comunque ad Acerra, che è il paese da cui io provengo, si muore di più che in altri posti d'Italia per tumori al fegato, per tumori al pancreas, per tumori al cervello. Quindi questo comunque diciamo è un dato sostanziale, è un'evidenza. Giuridicamente ha un senso l'evidenza, anche se comunque io non posso provare il nesso di causalità. L'evidenza è un fatto, è un dato di fatto innegabile. Oggi le conclusioni a cui è pervenuto l'Istituto Superiore di Sanità in questa relazione che prima vi dicevo sono praticamente una vera e propria moratoria allo Stato, perché nel rilevare questo dato evidente, sostanziale, concreto, l'Istituto Superiore di Sanità si prende anche la briga di dire che è opportuno intervenire sulla prevenzione. E quindi far carico alle istituzioni di dover assolutamente intervenire su quelle che sono le cause, non soltanto gli effetti. Quindi si parla non solo di rimozione di quelli che sono praticamente i rifiuti o comunque praticamente di prevenire lo sversamento abusivo di rifiuti, ma si parla soprattutto di modificare un sistema di produzione che comunque a livello nazionale e internazionale è la causa della terra dei fuochi, in Italia come altrove. Questo comunque diciamo come risultato, io ecco, credo che comunque in quest'ottica vanno lette anche comunque le attività che si svolgono, tutto ciò che si muove dal basso, è un lento processo che comunque attraversa diverse fasi, che vanno comunque dalla fase più politica a quella istituzionale, a quella anche ci vuole, certo, sicuramente giurisprudenziale, laddove ci siano degli strumenti ai quali ci si possa comunque diciamo appellare, però credo che comunque il dato fondamentale che deve emergere è il potere del popolo quando si muove dal basso, appunto anche tramite le associazioni consumeristiche, perché le associazioni consumeristiche possono patrocinare ecco, queste battaglie e comunque costituire un supporto alle associazioni, soprattutto comunque considerato che molte di queste associazioni sono comitati estemporanei e tante volte non hanno comunque una legittimazione a stare in giudizio, quindi la figura comunque diciamo di un'associazione consumeristica come questa può costituire la premessa per intraprendere tutta una serie di percorsi che muovono dal basso e quindi sicuramente utile alla causa.